Mister, riavvolgendo il nastro della partita, un ottimo inizio, un bel Foggia tonico, una brutta fine. Quando dico brutta, brutta in generale anche per il siparietto finale. Ma adesso non so cosa sia successo, se ti riferisci alla Alla mini rissa finale. non lo so, però tutto sommato è finito lì. Dispiace per il risultato, perché comunque ci tenevamo ad andare avanti. Era sicuramente una vetrina per chi ha giocato poco, chi domenicalmente magari non veniva impiegato, e quindi sono rammaricato. Mi dispiace perché comunque, come dicevi tu, la squadra ha iniziato molto bene. Poi dall'errore del rigore mancato e dall'errore sul gol preso, sicuramente abbiamo abbassato un po' la guardia rispetto a come stavamo facendo precedentemente. A proposito del rigore mancato, ormai sta diventando veramente una maledizione per il Foggia. No, speriamo di no, assolutamente, mi auguro di no. Ieri li stavamo provando, ho chiesto chi se la sentiva, e i rigoristi potevano essere Letizia o Padovan, quindi Letizia per primo e Padovan se in campo o se Letizia non se la fosse sentita. Non era in cima ai pensieri dei tifosi del Foggia, la Coppa Italia, però non fa mai piacere perdere. Che contraccolpi può avere questa sconfitta e soprattutto invece da dove si riparte per un aspetto positivo? Ma io parto dal fatto che non mi piace perdere, e come dicevo alle vigilie di tutte queste partite, al di là di dare, ripeto, vetrina a chi gioca poco, c'è la voglia nel momento in cui vai ad affrontare qualsiasi competizione di poter andare avanti. Mi dispiace per i tifosi, mi dispiace per i fischi, però abbiamo perso e quindi ce li becchiamo. E quindi va bene così. Di sicuro non ci saranno contraccolpi, almeno da parte nostra, su quello che è il nostro proseguo del campionato. Eravamo concentrati su quello che è il nostro obiettivo, e quindi domenica ci sarà la Casertana, concentrati, determinati per poter portare a casa risultato pieno. C'era poca gente allo stadio, si sentivano molto le sue urla. Prendo due richiami casuali. Uno che chiedeva di dare la palla con i piedi al portiere, evidentemente perché non voleva che un errore influenzasse e la difesa doveva avere fiducia del portiere, e l'altra quando chiedeva a Letizia di entrare in area di rigore. Cosa manca all'attacco foggiano? Di fare gol, manca questo. E poi, di fronte a qualche fischio, visto che poi erano pochi, pochi che fischiavano, cioè, bisogna sapere anche essere consapevoli del lavoro che si fa e come lo si deve fare. E quindi, sotto questo aspetto, fa parte del gioco. Ripeto, se sbaglio e mi fischiano, prendo i fischi, sto zitto e, anzi, a maggior ragione, sono più concentrato a fare di meglio di quello che posso star facendo. Vedendo in ottica casertana, facciamo la conta degli infortunati. Vediamo da domani quanti saremo e chi sarà disponibile per entrare in campo dall'inizio. Ciao, grazie.